Un viaggio per Firenze, dove siamo arrivati a una tappa in cui vediamo qui Peretola Aeroporto. Manca davvero poco, siamo qui al capolinea dell'aeroporto Peretola, della linea 2, la seconda linea che abbiamo realizzato in questi anni e che arriverà fino alla stazione Santa Maria Novella per ricongiungersi alla linea T1 Careggi-Scandicci. Noi siamo, come dire, dentro proprio la tranvia, è vuota perché lo diciamo per correttezza, insomma. Noi stiamo facendo un giro in anteprima perché la linea ancora non è in funzione. C'è un giro di prova e noi ci siamo imbarcati, un po' clandestinamente. Come i portoghesi, no? Per fortuna ci hanno autorizzato, però stiamo facendo il primo tratto, cioè da Peretola alla stazione Ipogea che è a livello di viale 11 Agosto. Peraltro proprio all'altezza della stazione Ipogea di Viale 11 Agosto verrà realizzata anche una fermata del treno che intercetterà tutti i treni regionali che vengono da Livorno, da Pisa, da Empoli, da Lucca, da Pistoia, da Prato e che quindi aiuteranno l'intermodalità. Siamo arrivati in Viale, esatto. Guidoni, in noi viale. Scendiamo e poi andiamo sul viale. Perfetto. Siamo in una stazione particolarmente interessante, certo, no? Non è a cielo aperto, insomma. Dal punto di vista architettonico e edilizio, sicuramente una delle opere più complesse di questa linea 2, perché questa è una stazione sotterranea ed è la stazione che costeggia Viale Guidoni e dall'altro lato Viale 11 Agosto. Questa stazione è collegata ad un parcheggio scambiatore che siamo pronti ad aprire con l'avvio del tram, che consentirà a tutti i pendolari, anche ai fiorentini, di lasciare l'auto alle mie spalle. Abbiamo già 250 posti disponibili, io sono sicuro avrà un successo strepitoso come Villa Costanza Scandicci.